Torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta nella notte del primo novembre in Piazza Cavalli, che ha fatto anche dei feriti, un'aggressione naturalmente che non manca di suscitare anche varie reazioni politiche. Ne parliamo con Luca Zandonella, assessore alla sicurezza del Comune di Piacenza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti voi. Sicuramente un fatto molto grave quello accaduto in Piazza Cavalli. Un fatto gravissimo che in passato abbiamo visto succedere magari in altre realtà, in altri paesi, e che purtroppo è successo nella nostra città. E siamo rimasti tutti sbalorditi e sbigorditi a leggere la notizia, a vedere che chiunque potesse passare in quel momento rischiava di essere aggredito, accoltellato da un pazzo delinquente. Per fortuna le forze d'ordine sono riuscite a immobilizzare, ad arrestarlo velocemente. Il problema per le forze dell'ordine, a cui va la nostra massima solidarietà e soprattutto ai due feriti dell'accaduto, è quello che molte volte il loro lavoro viene svilito, perché pochi giorni dopo, come è successo tra l'altro nel caso in questione, perché questo delinquente era stato arrestato pochi giorni fa, purtroppo le leggi d'Italia consentono appunto a questi soggetti di tornare in libertà, e questo è un grave problema di questo paese, che deve quanto prima adeguarsi a questa nuova socialità, a questa nuova vita che tutti stiamo vivendo, perché altrimenti sarà sempre peggio. Assessore, qualcuno dice che è un po' come un gatto che si morde la coda. Sì, finché non viene risolto questo problema molto della giustizia, finché non c'è certezza della pena, perché se queste persone sanno di essere alla fine di non essere punite come si deve, come succede in altri paesi, perché questi fatti continuano a accadere sempre più in Italia piuttosto che in altri paesi? Perché purtroppo sanno che nessuno li punisce. Ieri c'è stato un intervento di un sindacato di polizia che condivido totalmente, che invito a andarvi a leggere, perché è veramente ha trovato ovviamente il problema, che è quello legislativo, e vedere poi i nostri uomini e donne delle forze dell'ordine in prima linea a fronteggiare, rischiare coltellate da soggetti di questo tipo e poi trovarsi in strada il giorno dopo, potete capire che la situazione è veramente allucinante. Ci sono anche due considerazioni da fare: che era la notte di Halloween, quindi potevano esserci anche molte più persone ancora in giro a quell'ora, e l'altra è che una volta, pensando a quando eravamo tutti quanti più giovani, quando si vedeva una divisa, insomma, c'era un altro tipo di rispetto, che adesso, al di là di questo episodio, sembra venire a meno. Sono pienamente d'accordo, tra molte virgolette è andata bene, nel senso che se fosse successo uno o due ore prima ci sarebbero stati molti più giovani presenti in Piazza Cavalli, quindi ringraziamo il cielo che questo non è successo. E poi anche io sulla mia pelle ho visto la trasformazione della società, perché circa 10-15 anni fa vedevo molto più rispetto delle divise, e purtroppo questo invece sta scemando sempre di più, anno dopo anno, ma questo perché alcuni soggetti sanno di poter comportarsi in certe ovviamente comportamenti da delinquenti, o a volte anche non da delinquenti, ma semplicemente di, tra virgolette, semplicemente, ci tengo a sottolineare, di scherno o comunque di non rispetto di un uomo in divisa che fa il suo lavoro, e quindi è veramente per la società, o la società o lo Stato si accorge che deve intervenire nel breve periodo, o purtroppo la situazione peggiorerà sempre di più. Questa è la mia analisi, e spero che a livello centrale si intervenga il prima possibile, perché altrimenti appunto non potrà che peggiorare.